parla tantissimo, specialmente ultimamente, della violenza in un lato e nell'altro, no? E io sono convinto che le regole ci siano già in parte, si possono migliorare, ma è la loro rappresentazione che è andata, perché il diritto di manifestare, il diritto di scendere in strada, e deve essere assicurato, così come questo diritto deve essere assicurato nel rispetto dell'ordine pubblico. Quindi quando si definiscono le regole, e le regole sono chiare, non sono le forze dell'ordine che manganellano gli studenti, ma sono gli studenti che si mettono nelle condizioni di essere manganellati. Bravo! Perché io sono convinto che le regole, se sono stabilite, e lo sono, e sono chiaramente stabilite, non comporterebbero, se fossero rispettate, azioni violente da nessuna delle due parti, perché nessuno prova particolare felicità nell'effettuare un'azione violenta o comunque un'azione di contrasto. Il problema è che qualcuno si mette nelle condizioni di farsi manganellare, così come il criminale che ti entra in casa alle 3 di notte si mette nelle condizioni forse di farsi sparare da qualcuno che è in casa.